Ciao, sono Silvia Santinato, punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna in premenopausa e menopausa. Oggi parliamo delle disbiosi intestinali, che è argomento complesso, complicato. La disbiosi intestinale che cos'è? È un termine non standardizzato. È un termine che per la medicina ancora non ha un significato, ma per te sicuramente complica la qualità della tua vita. Complica la qualità della tua vita perché vuol dire che c'è un disordine all'interno della tua pancia, vuol dire che c'è un gonfiore, che c'è una dissenteria, che c'è una stipsi, oppure in modo alternato queste due, vuol dire che c'è qualcosa che sta succedendo, intervengono determinate situazioni. Spesso quando ci si rivolge dai nutrizionisti si guarda l'alimentazione, si guarda le calorie, si guarda quello che c'è a mangiare, ma non si tiene mai in considerazione questa parte così fondamentale per il nostro organismo. E chiaramente se tu ti concentri su un'alimentazione solo per la diminuzione di peso, sì, potrai diminuire di peso ma rimanere con un pancione enorme perché il tuo gonfiore non sarà risolto. Allora, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo conoscere bene di cosa si tratta. La disbiosi intestinale, come ti ho detto, è un termine che mi dice che c'è un disordine, però non mi sta dicendo che tipo di disordine c'è. Quando parliamo di disbiosi ci sono di due tipi fondamentali. Allora, uno è la disbiosi data da scatolo, si chiama, e l'altro è la disbiosi da indacano. Questi due tipi di disbiosi sono ben diverse tra di loro, ma mi serve un test di laboratorio specifico dove mi attesti che tipo di disbiosi c'è, altrimenti non andrai mai a capo. Quando le persone si presentano da me, spesso già arrivano con un test valido. Io tutto questo l'ho inserito all'interno del corso Rinascita in Menopausa. Se è la prima volta che vedi questo video e non sai che cos'è Rinascita in Menopausa, Rinascita in Menopausa è il corso, anzi il miglior corso per la donna in menopausa, ma non solo in menopausa, ma per chi sta affrontando la premenopausa, perché è qui che si giocano tutti i fattori. È nella premenopausa che cominciano già i segnali di un intestino che comincia a lavorare diversamente, un gonfiore, una ritenzione idrica, cioè è in questo momento che è fondamentale conoscere per proprio arrivare in menopausa e diminuire di peso. Ti sembrerà strano perché di solito in menopausa si sente che aumentiamo di peso, invece con questo metodo che io l'ho inserito proprio tutto insieme all'interno di un corso e troverai qui sotto il link per andare a cliccare e vedere effettivamente di cosa si tratta tutto il corso Rinascita in Menopausa. Io all'interno ho inserito un capitolo dove parliamo molto del nostro intestino, dell'intestino di noi donne, dove spiego bene cosa sono le disbiosi, quali sono i test migliori da fare, quali sono i probiotici migliori e per quale situazione, perché come ti ho detto prima non c'è una situazione uguale all'altra, molte sono le situazioni che si possono presentare e se un nutrizionista, consulente nutrizionale, chi si occupa di nutrizione non conosce bene a fondo tutti questi passaggi, sicuramente non andrai a ottenere dei benefici all'interno del tuo corpo. Io con il percorso nutrizionale, ma anche col corso Rinascita in Menopausa, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di andare a rigenerare la tua alimentazione, ma rigenerare non solo la tua alimentazione, ma la tua vita. Perché se stai meglio a livello di gonfiore, sicuramente stai meglio a livello di stanchezza, a livello di sonnolenza, non hai più la sonnolenza dopo il pasto, perché sai quali sono gli alimenti che aiutano, favoriscono la tua digestione, quali sono gli alimenti che ti aiutano a dormire meglio. Se hai già guardato il mio sito internet, sicuramente te ne sarai accorta che il corso Rinascita in Menopausa ha un suo costo. E certo che ha un suo costo, perché? Perché ti porta da una situazione di disbiosi, da una situazione di disordine alla quale sei oggi, ti porta passo a passo a migliorare questa tua situazione intestinale, a migliorare questa tua situazione di disbiosi, a conoscere di che tipo si tratta, di quale test poter fare, ma non solo, ti porta anche a migliorare i tuoi pensieri, ti porta anche a dormire meglio di notte, ad avere più energia, ad essere più lucida, a diminuire queste vampate di calore. Pertanto ti dà un beneficio a 360 gradi e non soltanto sulle disbiosi.
e le donne che lo hanno già acquistato sono pienamente felici perché hanno veramente ritrovato il loro benessere. Ci sono delle donne però alle quali non piace il discorso del corso, a loro piace di più essere seguite, avere un contatto diretto in modo più costante. Per loro ci sono i percorsi di nutrizione che ho segnalato e che il mio team potrà indirizzarti verso quale è migliore per te. Pertanto, se sei tra le donne che vogliono più seguire un percorso nutrizionale, basterà candidarsi qui sotto e essere contattate da un mio team proprio per poter seguire e un percorso nutrizionale più idoneo alla propria situazione. Altri invece cos'è che hanno fatto? Si sono trovate talmente bene col corso Rinascita in Menopausa che hanno deciso anche di poter essere seguiti in modo individuale. Pertanto entrambe le cose si possono fare, basterà soltanto cliccare qui sotto o candidarti e parlare con un membro del mio team che potrà darti tutte le indicazioni che meriti e trovare il percorso nutrizionale oppure il corso che è più adatto alle tue esigenze. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao, Silvia Santinato.